In Italia, secondo una statistica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 7 abitazioni su 10 sono di proprietà. Comprare casa oggi conviene? Vediamolo in questo video. Ciao, sono Matteo Cadei, Financial Analyst di Lix Invest e socio fondatore di Aegis, società di consulenza finanziaria. Prima di passare al sentito tema, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al nostro canale per essere sempre aggiornato sui nuovi video. Il mattone, il grande amore degli italiani. Quando penso a quanto gli italiani siano fortemente ancorati e attaccati alla convinzione che il mattone non tradisce mai, il mattone è il migliore investimento, mi vengono in mente due famosissime opere del Bernini, tratte dalla mitologia greca, il ratto di Proserpina e, ancora più famoso, Apollo e Daphne. Entrambi i miti raccontano di un amore travolgente, ma allo stesso tempo non corrisposto. Ora, si tratta sicuramente di un paragone esagerato, ma è utile per spiegare quanto gli italiani siano veramente innamorati dell'immobile. Un amore, in alcuni momenti, un po' folle. Infatti, vediamolo dai dati. Dove mettono gli italiani i propri risparmi? Il patrimonio complessivo degli italiani è pericolosamente sbilanciato proprio verso l'immobiliare. Secondo il report La ricchezza delle famiglie italiane, di Banca Italia e Istat, quasi il 60% della ricchezza complessiva delle famiglie italiane è immobilizzata nel mattone. Si parla di prima casa, seconda casa, la casa al mare, comunque tutto sull'immobile. Sembra che questo trend ormai storico non sia destinato ancora a fermarsi. A certificare l'andamento positivo delle compravendite all'interno del mercato immobiliare italiano è l'Agenzia delle Entrate, che ha reso nota un report sui primi 9 mesi del 2021. Nel primo trimestre 2021 le transazioni di abitazioni registrano un più 38%. Da aprile a giugno, invece, il volume delle compravendite è aumentato addirittura del 75% rispetto al 2020, con un numero totale di scambi che arriva quasi a 200.000 unità. Nel terzo trimestre del 2021 le transazioni invece segnano un più 21,9% rispetto allo stesso trimestre del 2020. L'amore degli italiani verso l'immobile non sembra essersi incrinato, nemmeno alla luce del Covid. Tuttavia, c'è un dato davvero preoccupante. Come rende noto l'osservatorio immobiliare di Nomisma, secondo le ultime statistiche del 2021, su 3,3 milioni di famiglie italiane che vogliono comprare casa entro 12 mesi, solo 1 milione ne ha davvero le possibilità economiche. Nomisma, infatti, classifica le famiglie in 3 categorie. Gli equipaggiati, 1 milione di famiglie, che possiedono un reddito e un patrimonio adeguato all'acquisto di un immobile. Gli incauti, pari a 1,8 milioni di famiglie, che presentano un reddito appena sufficiente a soddisfare le esigenze primarie. Gli sprovveduti, pari a 500.000 famiglie, che pur avendo un reddito non sufficiente, non si fanno problemi e intendono comprare casa. Ma da dove nasce questa ossessione che porta anche persone economicamente fragili a voler per forza acquistare un immobile? Possiamo fare 3 considerazioni generali. La proprietà immobiliare è culturalmente sinonimo di ricchezza e benessere. È considerato socialmente accettabile farne sfoggio. È quindi accettato darne pubblica esibizione. Gli immobili, secondo punto, hanno una loro materialità, insieme ad esempio all'oro, alle materie preziose. Un immobile si può toccare con mano, oppure si può vedere senza problemi. Questo aspetto inganna il nostro cervello, che attribuisce un valore superiore a quello che è realmente. Ultimo, ma non meno importante, è che il settore immobiliare storicamente ha dato la possibilità dell'acquisto in nero. Non erano rare, infatti, le transazioni che formalmente venivano a un determinato prezzo, ma nella pratica il compratore versava al venditore la differenza. Se sei qui a guardare questo video è per un motivo, per rispondere alla domanda: comprare casa oggi conviene? Vediamolo dai dati. Abbiamo visto i dati del 2021, dei primi 9 mesi, ma la tendenza italiana del mercato immobiliare non è così positiva.
Guardiamo qual è invece quella storica. In questo grafico di immobiliare.it possiamo vedere la tendenza dei prezzi del mercato immobiliare dal 2014 al 2021. Il decennio tra il 2010 e il 2020 è stato un decennio nero, possiamo dirlo, per il mercato immobiliare italiano. Compariamo invece il mercato italiano con quello europeo, secondo una seconda statistica, questa volta presa dall'Eurostat. I prezzi delle case in Italia dal 2010 al 2020 hanno subito un ribasso del 15%, a fronte invece di un aumento del 26% per la media dell'Unione Europea. Complessivamente, ci spiega l'Istituto di Statistica, abbiamo assistito a un costante rialzo dei prezzi, con aumenti consistenti dal 2015 al 2020. Al contrario, la curva dei prezzi in Italia ha subito un calo dal 2011, per poi stabilizzarsi nel 2019, con un lieve scatto nel 2021. Questo meno 15% è una perdita importante. Significa che una casa comprata nel 2010 a 100.000 euro, facciamo un esempio, viene venduta oggi a 85.000 euro. Chiaramente il mercato immobiliare presenta un altro rischio, cioè il rischio di non trovare un acquirente. E stiamo parlando solo della media italiana. Ci sono infatti realtà molto peggiori, soprattutto in provincia. Veniamo alle conclusioni. Quando conviene o non conviene comprare una casa? A questo punto è logico chiedersi: vale ancora la pena indebitarsi per acquistarne una? L'acquisto di una casa per gli italiani è uno degli obiettivi prioritari di vita. Non c'è assolutamente nulla di male in questo, purché ovviamente non ci si vada a infilare in situazioni economiche e finanziarie rovinose. Per raggiungere questo obiettivo, infatti, vengono spesso commessi errori di pianificazione patrimoniale, dedicando all'acquisto della prima casa una fetta troppo grande del proprio patrimonio, oppure, e in aggiunta, indebitandosi eccessivamente. Occorre dunque un processo oggettivo e razionale per capire se l'acquisto della prima casa è coerente con il nostro patrimonio. Per farlo, puoi iniziare a rispondere a queste 7 domande. Hai pianificato di vivere nella stessa casa per più di 10 anni? La tua situazione lavorativa è stabile? Hai un deposito per le emergenze? Puoi pagare almeno il 30% del costo della compravendita, incluse le spese notarili, ad esempio? Il totale degli immobili di tua proprietà pesa meno del 30% sul tuo patrimonio complessivo? L'importo mensile del mutuo è minore del 25% del tuo reddito? La durata del mutuo è inferiore ai 15 anni? So bene che dura sentirselo dire, ma se almeno una di queste risposte è negativa, dovresti lasciar perdere l'idea dell'acquisto della prima casa e rimanere oppure andare in affitto. Sono consapevole che ciò che sto dicendo è completamente diverso da ciò che ti viene raccontato ogni giorno e va al di fuori della mentalità italiana. Tuttavia, queste sono regole base di finanza personale. E quindi, ritorniamo alla domanda: comprare casa oggi conviene? Beh, la risposta è dipende. Dipende dalla tua situazione patrimoniale, dalla tua situazione reddituale, oltre che e soprattutto alle tue scelte di vita. L'acquisto della prima casa, per concludere, è solo una tra le più importanti decisioni finanziarie che ti troverai ad affrontare nel corso della vita. Da dove integrare la tua futura pensione, a come accumulare una somma da lasciare ai tuoi figli, fino a come investire i tuoi risparmi. Sono tutte scelte che ti troverai ad affrontare prima o poi. Come hai capito, occuparsi della propria finanza personale è oggi fondamentale. Per questo motivo ti invito a cliccare sul link Inizia da qui, che troverai in descrizione, e a iscriverti a questo canale.